Rassegna stampa di oggi 19 aprile 2018. Cari amici, questa è la seconda edizione di oggi. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Governo con consultazione Casellati. Salvini dice accordo con il Movimento 5 Stelle e fare partire il dialogo sulle cose da fare. Secondo giro di consultazioni della Presidente incaricata del mandato esplorativo che domani riferirà a Mattarella. Segretario della Lega parla a nome della delegazione unita. Improponibile un governo con chi ha perso, ha detto. Alle 17.30 toccherà di nuovo alla delegazione dei 5 Stelle guidata da Di Maio. Sondaggi Berlusconi è il male assoluto e come dice Di Battista? Il 50,6% dice molto d'accordo, solo il 2% per nulla. EMG Acqua per carta bianca ha chiesto a circa 2.000 italiani se fossero d'accordo con la definizione con l'esponente del Movimento 5 Stelle sull'ex cavaliere. Monza spara in strada la moglie e poi si costituisce ai carabinieri. La donna è morta prima dell'arrivo in ospedale. È successo a Bovisio Masciago. Secondo le prime informazioni, la coppia era in crisi da tempo ed era vicina alla separazione. Derivati sul debito, a processo Morgan Stanley, Grilli e Siniscalco, difensore della banca, l'ex sottosegretario Oca Tricalà. Prima udienza del processo in cui la magistratura contabile contesta un danno erariale da 4 miliardi di euro alla banca d'affari, ai due ex ministri del Tesoro, al direttore generale del Ministero Vincenzo Lavia e a Maria Cannata che per oltre 17 anni hanno gestito il debito italiano. Corte dei Conti dice denaro pubblico gestito come privato, ignorati e sottovalutati i rischi. Mafia, fermati i cognati di Messina Denaro, Matteo era in Calabria, bimbo sciolto nell'acido, hanno fatto bene, hanno detto. L'operazione della Procura di Palermo ha portato in carcere 21 tra boss, fiancheggiatori e parenti del super latitanti. Gli inquirenti hanno individuato il metodo con il quale il capo di Cosa Nostra, nascosto dal 1993, dava gli ordini agli affiliati, le intercettazioni e come Padre Pio. Poi le parole su Giuseppe Di Matteo e gli insulti al Padre Santino. Perché non ha ritrattato? La scoperta era in Calabria e poi è tornato. Questo hanno detto. Va bene. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui la rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.